parliamo della legalità. La contraffazione è il nuovo business delle mafie, vale qualcosa come 16 miliardi di euro. Ormai la malavita organizzata purtroppo è penetrata in alcuni meandri come i mercati generali, come i ristoranti dove viene ripulito il denaro sporco, l'acquisizione dei ristoranti, e purtroppo anche nella merce contraffatta. Questo purtroppo che cosa provoca? Concorrenza sleale tra le imprese, dove c'è contraffazione c'è lavoro nero, c'è caporalato e soprattutto una riduzione dei prezzi del mercato che sta dissanguando il mercato agricolo nazionale. Questi sono problemi che noi stiamo affrontando con una serie di misure ad hoc, la legge sul caporalato, misure restrittive nel mondo del lavoro, una tutela del prodotto, leggi abbastanza severe per quel che riguarda la contraffazione, proprio perché non venga intaccato il valore delle vittime. E rispetto all'iniziativa di oggi? Ma io la ritengo un'iniziativa molto positiva. Di quale generazione agricola stiamo parlando? Vedo tanti imprenditori giovani, questo ci fa molto piacere, tante sono le misure del governo a favore dei giovani, ma noi da lì ripartiamo, perché il successo di Expo ha significato che il ritorno alla terra non è solo possibile, ma molto praticabile, ed è il successo del Made in Italy nel mondo. Mettere insieme il saper fare, saper cogliere, saper raccogliere, saper trasformare, saper valorizzare, mettere a sistema turismo, cibo, territorio. Questa è la nostra frontiera.